Siamo al Centro Didattico Naturalistico di Basovizza, dove, assieme al Giardino Botanico Carsiana, abbiamo realizzato una mostra sui fiori più caratteristici del giardino. Purtroppo siamo ancora chiusi, però avremo piacere di farvi vedere cosa abbiamo realizzato. È il nostro augurio di buona Pasqua 2020. In questa primavera così particolare, dove tutti noi rimaniamo a casa a causa della ben nota pandemia del Covid-19, comunque la natura si è risvegliata meravigliosamente come ogni anno. E quello che noi vorremmo cercare di fare è, con queste 20 immagini realizzate da Alessandra Tribusò, Lucio Vuglian e Roberto Valenti, cercare di trasmettervi le emozioni che la primavera ogni anno ci sa regalare e che ci regalerà sicuramente anche nelle prossime stagioni. Per fare questo abbiamo pensato di farvi un piccolo augurio pasquale attraverso la lettura di un bellissimo brano del poeta Julius Cugy tratto da La mia vita nel capitolo La primavera carsica. Più tardi, le campane viola dell'anemone montana, avvolte in calde pellicce di seta, annunciano che non è lontana la Pasqua. Sono campane pasquali. Dovunque si guardi compaiono gruppi e piccoli sodalizi. Quando i raggi del sole scendono obliqui, vedi alitare sui prati un tremolio di seta argentea, come se per l'attesa grande sagra primaverile vi fosse steso un tappeto in tessuto di orditi solari e seriche trame. Vi saluto, cari araldi della Santa Rinascita. Infatti, lassù nelle prime settimane d'aprile, la primavera carsica arriva con tutto il suo corteo.